amico, un uomo di Pescara che è sempre stato al servizio non solo del nostro partito, dedicando il suo tempo al lavoro all'interno di un circolo che è il circolo di Porta Nuova, ma dedicando il suo tempo soprattutto ai cittadini di Pescara con i suoi modi anche molto diretti ma sicuramente sinceri. Un uomo che purtroppo questa notte all'improvviso, giovanissimo, ci ha lasciato. Un minuto di silenzio per la sua dipartita e per testimoniare la vicinanza ai suoi due figli e a sua moglie. Un saluto a Marcello Paolini. Buonasera a tutti, invito a sedersi le amiche, gli amici che sono in sala in modo tale che possiamo ascoltare, partecipare, riflettere questo momento organizzativo voluto dal Presidente Luciano D'Alfonso insieme all'intera giunta, all'intera maggioranza di questo Consiglio regionale. È un incontro particolare perché cade a circa 180 giorni dalla formazione del nostro governo regionale e quindi dall'inizio di un'attività diversa rispetto a quella che era in passato. E la riflessione che abbiamo fatta è quella proprio, la motivazione di organizzare questo incontro per far comprendere, per ragionare, per riflettere e per far riflettere ciò che è il nostro ente regionale e le modalità, i tempi, ma soprattutto le opportunità che si aprono lavorando e operando in una maniera diversa rispetto ai canoni normali. Una regione per essere veloce e per essere una regione facile e per invertire quindi una tendenza, quella tendenza che dava alcune cose per essere fatte in un modo canonico, gli atti, i modi di operare, il rapporto all'interno della stessa istituzione. Bisognava nel caso attendere tempi o aspettare che le cose accadessero così per caso. Invece, proprio per rendere veloce, sicura questa regione, ma per far diventare questa una regione effettivamente facile, 180 giorni, le ore, i minuti sono state utilizzate all'insegna proprio di migliorare, di attivare, di semplificare, di produrre coesione all'interno della maggioranza, di ridare vitalità, ma soprattutto di ridare entusiasmo a tutti coloro che operano, che si attivano per produrre norme, per far applicare norme, ma soprattutto per fare programmazione che sta oggi alla base dell'intera attività organizzativa di produzione di leggi, ma anche di innovazione e di fantasia che l'istituzione regione, la sua maggioranza oggi sta mettendo in campo. Quindi un nuovo assetto amministrativo, come sapete, è stato organizzato, deliberato e attuato. Si va verso una semplificazione sia dell'attività legislativa con una ricognizione generale delle leggi esistenti per arrivare a testi unici come attività questa che svolge e che sta svolgendo il Consiglio regionale, a una ricognizione amministrativa proprio per permettere uno snellimento delle procedure amministrative.
proprio per dire regione facile che autorizza, regione veloce che fa in modo tale che qualsiasi cittadino, qualsiasi impresa volesse avvicinarsi, avere a che fare con questo ente regionale, avrà modo di rapportarsi in una maniera diretta, ottenendo risposte dirette, immediate, accorciando e tagliando tempi che prima erano tempi cosiddetti morti che producevano solamente lungaggine. Si è stabilito finalmente e definitivamente un rapporto diretto, proprio all'insegna della coesione, tra l'attività legislativa che fanno i consiglieri regionali in questo Consiglio regionale e l'attività di giunta, attraverso la creazione e la messa in campo di gruppi partecipati anche da dipendenti della stessa ente giunta e dallo stesso ente Consiglio regionale, coordinati, attivati e facilitati da assessori e da consiglieri. Tutto questo per fare che cosa? Proprio per avere una regione più facile e una regione più veloce. Questo è quello, in senso diciamo largo e a grandi linee, che questa regione sta facendo, producendo minuto per minuto attività importanti e sapendo che mette al primo posto non perdere più tempo e non far perdere più occasioni alla nostra regione, soprattutto per quanto riguarda attività che portano miglioramento della qualità della vita, ma soprattutto che portano miglioramento occupazionale e non più isolamento di questa regione, ma rapporti con ministeri italiani che sono nella città di Roma e rapporto diretto con la comunità europea. Quindi una regione che guarda di nuovo all'esterno, avendo una sua configurazione, una sua evidenza ben precisa, ma soprattutto una regione che sta dialogando sempre di più con i territori, avendo il rapporto diretto, ricreando, ristabilendo quell'entusiasmo con i primi cittadini che rappresentano per la nostra regione, come doveva essere in passato, la parte più importante per i cittadini, coloro che hanno un rapporto diretto e quindi si interpongono nelle attività, nella proposizione di ciò che si deve fare nel nostro territorio, tra territorio che rappresentano, cittadini e ente regione. Quindi è da loro che, e con loro, con questa regione ha cominciato a ridialogare per capire come stabilire le priorità di intervento sull'intero territorio regionale. Dovevano essere con noi presenti oggi il capogruppo del Partito Democratico Sandro Mariani e il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Infrastrutture Pierpaolo Pietrucci, che essendo componenti loro la Commissione Bilancio sono al lavoro all'Aquila, perché domani c'è il Consiglio regionale, così come questa volta l'assessore al bilancio Silvio Paolucci è lì presente da questa mattina, come lo è stato presente nei giorni scorsi, proprio a rispondere, a chiarire, a rendere noto non solo ai consiglieri di maggioranza che fanno parte della prima commissione, ma all'intera prima commissione, nel segno di un bilancio di partecipazione e trasparente anche nei confronti dei consiglieri di minoranza. Detto questo, con gli amici della giunta presenti e i colleghi consiglieri, adesso sia qui sul palco qualcuno che arriverà, approfondiremo alcuni temi e alcune questioni proprio per rendere partecipe i cittadini della nostra regione questa sera ciò che di cambiamento c'è stato e ciò che si andrà a fare. Quindi passo la parola per primo al sottosegretario alla presidenza Camillo D'Alessandro, ricordando a chi deve intervenire di mantenersi e contenersi nei 5 minuti. Grazie e buona conferenza. Buonasera a tutti, grazie al Presidente del Consiglio e soprattutto grazie ad ognuno di voi che è qui presente questa sera. Grazie perché rinnovate ogni volta
attenzione, stima, affetto, curiosità, perché noi ci sentiamo ogni giorno, ogni settimana, ogni mese convocati dal dovere di rendere conto di ciò che si sta facendo, di ciò che si è trovato, di ciò che si vuole cambiare, cancellare, superare, di ciò che stiamo organizzando e soprattutto di ciò che faremo. Il gruppo consigliare del Partito Democratico, insieme al Presidente D'Alfonso in particolare, questa sera ha ritenuto che nell'unico giorno disponibile che abbiamo da qui a Natale, perché tutti i giorni precedenti e anche i giorni futuri fino alla vigilia noi li dedicheremo all'approvazione del bilancio. Un bilancio con tante difficoltà, ma un bilancio che finalmente ristabilisce alcuni punti di verità su cui gli abruzzesi sanno da dove si parte. E la fotografia del da dove si parte è necessario per poi farci valutare, affinché ognuno di voi ci possa valutare sul dove si è arrivati. E da dove si parte ha convocato molto l'impegno del Presidente D'Alfonso in queste settimane, in questi mesi, molto l'impegno della Giunta. Su ogni settore, in ogni attività, in ogni questione, noi abbiamo dovuto razionalizzare e rendere tutto a dossier affinché fosse chiaro quale fosse la consistenza delle questioni che erano in campo. Abbiamo tante risposte da dare, ne siamo consapevoli, ma non ci dimentichiamo neanche uno degli impegni che noi abbiamo assunto in campagna elettorale. Non è vero che con la fatica del governo ci si dimentica dopo sei mesi quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale, perché quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale era il frutto non della ricerca solo esclusiva del consenso, ma di tanti anni di lavoro, di opposizione prima, di maggioranza prima, ma soprattutto dell'esperienza del Presidente D'Alfonso, che in più campi e più livelli si è consentito e ha consentito alla coalizione di assumere impegni precisi, alcuni dei quali sono stati già assunti, realizzati, colti e mantenuti. Ma la serata di questa sera non ha l'intenzione di celebrare il fatto di questi sei mesi. La serata di questa sera credo che nell'intenzione del Presidente sia quella di raccontare la ragione che noi ancora vorremmo costruire rispetto alle tante difficoltà che pure ci sono e che noi stiamo in qualche maniera cercando di evitare. Intanto diciamo alcune cose, perché possiamo mettere i binari su che cosa vogliamo parlare, ragionare e discutere. Mettiamo alcuni binari. Ogni volta che c'è qualcuno che viene eletto e viene dopo, racconta ciò che non ha trovato o racconta i problemi che gli hanno lasciato gli altri. Il Presidente D'Alfonso dal primo giorno ha detto e ci ha detto: per me ciò che è stato e ciò che non è stato rappresenta il passato. Oggi noi abbiamo la responsabilità di risolvere ciò che il passato non ha mai voluto risolvere, non ha mai voluto affrontare, a partire dai conti, che convoca molto l'azione, l'impegno, la passione, la competenza di Silvio Paolucci. Perché un punto fermo sui conti noi lo dobbiamo mettere, perché non è vero che è sempre tutto uguale, perché non è vero che è sempre come prima, perché ci sono stati alcuni fatti, alcune furbizie, alcune cambiali rinviate al futuro che oggi trovano il nodo rispetto al quale noi dobbiamo fare i conti, ma noi abruzzesi. Prima di tutto, il Presidente D'Alfonso ha preteso che gli uffici si organizzassero e si attivassero per raccontare lo stato delle cose e gli stati delle situazioni, dei conti in ogni settore. Io non vi voglio annoiare, però qualche numero ci può aiutare a raccontarci questi giorni. Circa 1 miliardo di euro tra debiti certi, debiti potenziali, debiti attivati con i contenziosi, tra uffici regionali e società partecipate e collegate. A questi si invece se ne aggiungono quelli certi, liquidi esigibili, che dovremo pagare domani, 450 milioni di euro, che fanno della regione una, che versano la regione in una condizione che mai era stata svelata, perché ha dominato la furbizia, ha dominato il rinvio, ha dominato appunto la cambiale.
e oggi la Corte dei Conti ci dice che nei bilanci va inserito tutto, tutto ciò che è svelato, ma anche potenzialmente tutto ciò che potrebbe essere. E quando noi scopriamo che ci sono 35.000 contenziosi che potrebbero andare a finire tutti male, o anche in parte male, o anche solo una minima parte male per la regione Abruzzo, questo significa conseguentemente aggredire il diritto al futuro alla regione Abruzzo. La regione aveva bisogno che ritornasse una regia forte, autorevole, e su questo noi ci stiamo muovendo. Ci sono qui alcuni degli assessori impegnati, altri sono al lavoro e stanno arrivando, ognuno dei quali ha individuato problematicità e anche ipotesi di soluzione. A me oggi compete solo dire una cosa, per poi dare la parola chiaramente a chi seguirà. Che di fronte a questa situazione abbiamo scelto una cosa, quella di non rinviare più. Quella di decidere. In ogni campo, in ogni circostanza prevale la decisione, e la decisione si nutre di priorità, di ciò che viene prima. Lo abbiamo fatto sulle infrastrutture. Tutta l'Abruzzo ha chiesto una cosa che veniva prima delle altre a ogni livello, nazionale e europeo. Si trattava del completamento della Fondo Valle Sandro, si trattava di una opera di completamento attesa da troppi anni in una zona, in un comparto industriale che è il comparto industriale della Regione Abruzzo, che è il comparto industriale del centro-sud Italia, non c'è un'altra zona industrializzata più di quella della Val di Sandro, che aveva però un imbuto, quella variante di quadri che aveva condannato una piccola comunità ad essere distrutta anche dai tumori per gli effetti degli scarichi nocivi che attraversavano e attraversano quadri, e dall'altro la impossibilità ulteriormente di sviluppare e implementare. Una cosa ci aveva chiesto l'amministratore di Fiat Chrysler quando è venuto in Abruzzo: io ci metto la parte mia, voi ci dovete mettere questo. In 3 mesi, non in 6, l'abbiamo pensata. Abbiamo fatto venire qui i vertici dello Stato che decidono di queste cose, le abbiamo fatte vedere sui posti, sul posto, abbiamo cioè comunicato la premura della priorità. Dopo 3 mesi, anche grazie e soprattutto grazie al lavoro che nella veste di sottosegretario Giovanni Legnini ha condotto, noi abbiamo ottenuto finalmente dopo 20 anni il finanziamento della Fondo Valle Sandro. Un risultato che oggi consente di dare del tu a un colosso come Fiat Chrysler per chiedere e anche pretendere investimenti. Lo abbiamo fatto sui porti, lo stiamo facendo sugli snodi fondamentali. Io concludo ringraziandovi ancora per essere presenti, perché ci consentite non solo di raccontare la tanta voglia che abbiamo di fare, ma anche il tanto affetto che abbiamo nei vostri confronti per l'attenzione di prima, di durante e di sempre che avete avuto nei nostri confronti, che ci consente e vi consente di esprimervi i nostri e i miei cari auguri a voi e alle nostre famiglie, sicuramente per un santo Natale, ma nella certezza che il 2015, anche grazie a questa comunità, sarà migliore dell'anno che lasciamo. Grazie. Bene, grazie collega D'Alessandro. La parola all'assessore con la delega all'agricoltura e pesca, il dottor Dino Pepe. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Innanzitutto vorrei ringraziare e salutare il Presidente del Consiglio regionale, tutta la Giunta, ma in particolar modo il Presidente D'Alfonso, che mi ha affidato con tanta fiducia queste deleghe importanti sul settore primario. Sono assolutamente convinto che l'agricoltura e la pesca possano giocare un ruolo fondamentale nei prossimi anni, soprattutto nella nostra economia regionale così affaticata. Quando ci siamo insediati 25 settimane fa, ho trovato l'assessorato con alcune drammaticità importanti. Innanzitutto il piano di sviluppo rurale. Bisognava presentarlo a luglio, ma nulla di quel piano era pronto.
Ci siamo messi a lavorare insieme alle organizzazioni agricole, insieme a tutto il mondo agricolo regionale per presentarlo nel migliore dei modi e la Giunta la settimana scorsa ha approvato il nostro piano di sviluppo rurale. Un piano assolutamente importante e vitale per la nostra economia perché saranno messi a disposizione 432 milioni di euro. Una dotazione assolutamente importante per il nostro settore, compartecipata per la prima volta dal bilancio regionale. Metteremo a disposizione come bilancio regionale 9 milioni di euro per cofinanziare il piano di sviluppo rurale. È la prima volta che il piano di sviluppo rurale condivide anche la compartecipazione finanziaria e questa compartecipazione sta lì proprio a dimostrare l'impegno del bilancio regionale e della giunta regionale. Il piano di sviluppo rurale che verte innanzitutto sui giovani, sulla formazione, sulla ricerca, sulla competitività, perché l'azienda agricola sarà il primo bersaglio del piano di sviluppo rurale. E poi un'altra drammaticità avevamo a luglio scorso, circa 30 milioni di euro sarebbero tornati indietro a Bruxelles perché la regione e tutta la comunità agricola non aveva messo a disposizione queste somme. 30 milioni di euro, pensate, perché i bandi purtroppo sono stati messi con estremo ritardo e la gestione del piano di sviluppo rurale era assolutamente in ritardo. Con l'impegno di tutti, dell'assessorato, delle organizzazioni agricole, degli imprenditori, della struttura regionale, quel disimpegno pari a 30 milioni di euro a luglio scorso lo abbiamo portato per fine anno a zero. Abbiamo recuperato 30 milioni di euro per la nostra economia agricola che altrimenti sarebbe stata una sciagura per la nostra economia intera. Abbiamo fatto in modo l'impossibile per far rimanere quelle risorse assolutamente importanti all'interno della nostra regione al servizio di tutta l'economia agricola regionale. Un altro impegno, come diceva il sottosegretario Camillo D'Alessandro, dobbiamo decidere in fretta sulla ricerca in agricoltura, i centri di ricerca regionali, il CRAB, il COTIR, il CRIVER, tre consorzi con perdite importanti, con il capitale sociale azzerato, con un patrimonio netto negativo. Allora abbiamo preso la decisione tutti insieme di intervenire in maniera forte e determinata. Questi centri sono stati portati tutti e tre in liquidazione perché noi vogliamo puntare su un organismo unico regionale che possa dare risposte concrete e funzionali a tutta l'agricoltura abruzzese. Proprio oggi abbiamo terminato il percorso e abbiamo affidato a quattro commissari liquidatori tecnici, non politici, quattro commissari che seguiranno la fase della liquidazione ma soprattutto della riconversione dei centri di ricerca in agricoltura per affidarci poi a un unico centro regionale che possa dare risposte funzionali a tutto il settore. E poi la pesca. Abbiamo sbloccato finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, da parte della marineria di Pescara, oltre 2 milioni e mezzo di euro a tutta la marineria. E così anche al settore delle vongolari abbiamo messo a disposizione 360 mila euro. E infine il demanio marittimo, un'altra delega. Qui abbiamo approvato in giunta, qualche settimana fa, il nuovo piano demaniale regionale assolutamente condiviso sia dalle associazioni dei balneatori, dalle associazioni ambientaliste, ma anche e soprattutto dalle comunità locali e dai comuni in particolare. Un'altra delega, i contratti di fiume. Un'assoluta novità per la nostra regione. Ringrazio il Presidente che ha avuto questa intuizione meravigliosa, molto apprezzata anche a livello nazionale. Pensate, è l'unica regione dotata di una delega ai contratti di fiume, una gestione associata tra gli enti per gestire questa risorsa importante che è il fiume, per fare in modo che il fiume possa non essere più un problema, ma una risorsa, un bene della nostra comunità. Abbiamo organizzato l'ufficio regionale sui contratti di fiume, la prima assemblea regionale dei contratti di fiume e abbiamo riservato un'attenzione particolare, tant'è che in questi giorni tante comunità e tanti comuni si stanno attivando per intraprendere questo percorso virtuoso di gestione dei nostri fiumi. E poi il cicloturismo, la realizzazione della pista ciclabile sulla nostra costa, 131 km di pista ciclabile su tutta la dorsale adriatica, un impegno importante che stiamo portando avanti insieme ai comuni e alla provincia interessata. Per ultimo, ma non per ultimo, la caccia. Pensate, il calendario venatorio che abbiamo approvato quest'anno non è stato osservato da nessuno.
Nei 5 anni precedenti il calendario venatorio ha avuto oltre 15 ricorsi, tutti persi dalla nostra regione. Ci siamo affidati a un concerto semplice, la concertazione con tutti gli attori e tutto il mondo venatorio e non solo, ma soprattutto a un concetto fondamentale per la caccia, che è quello del prelievo sostenibile. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio la Giunta e il Presidente per la fiducia e vi auguro buone feste a tutti. Grazie Assessore, la parola all'Assessore con delega alle politiche sociali e lavoro, dottoressa Maridella Sclor. Ringrazio tutti, io stasera sono a casa, quindi ringrazio ancora una volta i cittadini di Pescara che mi hanno voluto dare la loro fiducia eletta in Consiglio regionale. Ringrazio però il Presidente che mi ha scelta nella sua giunta, una giunta fatta di persone con grande competenza ma anche di grande umanità. Le mie deleghe sono molto importanti, sono quelle del lavoro, dell'istruzione, delle pari opportunità e delle politiche sociali. Sono stati 180 giorni complicati, ma credo di poter dire di grande soddisfazione. Rispetto alla delega del lavoro, appena insediati a luglio ho trovato 1200 aziende in crisi, un tasso di occupazione molto alto nella media nazionale, ma un tasso di disoccupazione femminile ben oltre la media nazionale in Abruzzo e circa 11.000 cassa integrati. Il 1° luglio eravamo in alto mare rispetto al Fondo Sociale Europeo, che doveva essere non solo cambiato perché era cambiata l'amministrazione e quindi volevo dare il mio imprinting, ma in 20 giorni siamo riusciti a cambiarlo, siamo riusciti a presentarlo ed è stato approvato. Oggi il Fondo Sociale Europeo, che è il fondo che consente al mio assessorato di garantire delle azioni sul sociale e sull'occupazione, è l'unico fondo regionale europeo approvato. Da gennaio avremo 142 milioni da poter usare per far ripartire l'occupazione. Siamo tra le regioni più virtuose, visto che questo è un piano regionale approvato. 142 milioni per far ripartire l'occupazione. Cercheremo di farla ripartire con strategie ben definite e non come si faceva negli scorsi anni, cioè con contributi a pioggia alle aziende che di fatto non sono riuscite a combattere la disoccupazione, e abbiamo deciso di essere strategici e di sostenere le occupazioni che maggiormente rappresentano la nostra realtà, la realtà della regione Abruzzo, e quindi l'occupazione nella green economy, l'occupazione nella blue economy, le occupazioni che riguardano le nuove professioni sociali. Abbiamo un tasso di invecchiamento in regione altissimo e a questo tasso di invecchiamento è necessario rispondere con nuove professioni sociali in grado di dare una risposta competente, con nuove professioni legate alle nuove tecnologie che verranno applicate anche alle professioni più tradizionali. Garanzia giovani, in 6 mesi è stata fatta ripartire una macchina che ho trovato a luglio bloccata di fatto. A luglio ho trovato all'incirca 3.000 iscritti, solo 3.000 iscritti. Garanzia Giovani è un programma europeo che dà all'Abruzzo 31 milioni di euro rivolti, che si rivolgono ai cosiddetti NEET. I NEET in Abruzzo sono 49.000 potenziali. A luglio solamente 3.000 iscritti, 3.000 ragazzi iscritti. Allora posso dire, perché mi confronto con i miei colleghi in tutte le regioni d'Italia, di essere stato l'unico assessore d'Italia ad aver girato tutto il territorio, ho fatto decine e decine e decine di incontri su tutto il territorio regionale, e oggi posso dire che da 3.000 iscritti a luglio ne abbiamo 13.528. Garanzia Giovani è partita anche in Abruzzo e sono partiti anche i bandi. Il bando per il servizio civile ha avuto
una domanda che supera 5 volte l'offerta, e finalmente è partito anche il programma più importante, più interessante, che è il tirocinio. Abbiamo rivoluzionato lo strumento del tirocinio, che di fatto è uno strumento che crea la porta di accesso, una delle porte di accesso principali al mondo del lavoro. Abbiamo concesso, con grande difficoltà, ma ci sono riuscita, abbiamo concesso alle aziende da 0 a 5 dipendenti di poter avere un tirocinante. Mai in Regione Abruzzo questo era stato possibile. Inoltre abbiamo tolto alcune incompatibilità e per la prima volta in Abruzzo abbiamo deciso di far partecipare al tirocinio anche i ragazzi disabili, permettendo loro di potervi partecipare, abbassando le soglie dell'emolumento che andava in qualche modo a bloccare la loro pensione sociale, anticipando quindi di fatto la riforma nazionale voluta dalla conferenza Stato-Regioni. A luglio anche noi, caro Dino, anche nel mio settore avevamo il grande problema: 50 milioni di euro, 20 milioni di più rispetto all'agricoltura, che erano lì lì per essere persi. Nessuno avrebbe mai scommesso, forse anche all'interno della struttura, che saremmo riusciti a bloccare questi soldi in Abruzzo. Ebbene, grazie ai miei dirigenti, grazie a tutti i lavoratori, che ringrazio ancora una volta, del mio settore, i 50 milioni di euro che rischiavamo di perdere sono rimasti in Abruzzo. Rispetto alla formazione, all'istruzione, al diritto allo studio, ho girato tantissime scuole. Insieme a Garanzia Giovani ho girato il territorio ascoltando i ragazzi, ascoltando i professori, ascoltando i dirigenti scolastici, perché credo, così come il nostro Presidente del Consiglio Renzi, che bisogna iniziare da lì, dalle scuole. Ho incontrato migliaia di studenti e il primo bando che l'assessore Scrocco ha firmato è un bando rivolto proprio alla scuola. Scuole aperte, menti aperte. Ho incontrato tutti i dirigenti scolastici nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, proprio lì sotto, una grande eccellenza abruzzese, dicendo ai dirigenti scolastici: guardate che in Abruzzo possiamo avere l'eccellenza, i nostri ragazzi devono essere sostenuti affinché diventino loro un'eccellenza, affinché il nostro futuro possa essere migliore. Ho destinato a questo bando, per tutte le scuole, 1.800.000. Hanno partecipato 120 istituzioni scolastiche, 60 delle quali saranno finanziate. Ho destinato 1.200.000 di euro al diritto allo studio, per aiutare i ragazzi che non possono pagarsi le tasse universitarie. Ci sono state 2.494 domande. Abbiamo tagliato il numero dei consiglieri di amministrazione all'interno delle ASU, grande risparmio e grande operazione, passando da 9 a 5 consiglieri di amministrazione. 323.000 euro per gli studenti disabili, per garantire loro il diritto allo studio. Inoltre l'ONU ha, e sono contenta di dire questo perché vedo un'assessora per un giorno che è qui tra di noi, l'ONU ha compiuto, la Carta dell'ONU per il diritto all'infanzia ha compiuto 25 anni e abbiamo fatto un concorso assessore per un giorno che ha visto due ragazzi vincere, ma hanno partecipato 869 alunni di 45 scuole. Pari opportunità, siamo riusciti a sbloccare 337.000 euro per i centri antiviolenza che erano stati bloccati da 2 anni. In un mese siamo riusciti a erogare questi fondi ai nostri 7 centri antiviolenza. Domani la Giunta sbloccherà altri 420.000 per gli anni 2014-2015. A metà novembre siamo stati la prima regione in tutta Italia ad aderire alle procedure per il contrasto agli abusi sessuali sui minori. Inoltre è stato bandito un concorso e firmato un protocollo con la Commissione Pari Opportunità, l'ufficio scolastico, il Corecom e l'Ordine dei giornalisti. Politiche sociali, concludo, perché il Presidente mi riprende. Lascio alla fine
questa delega e questo capitolo, perché è il capitolo a cui ho dedicato tutto il mio tempo, gran parte del mio lavoro, non solo oggi ma in tutta la mia storia, non solo personale ma anche politica. Ho ereditato un disastro. Sono 17 anni che nessuno mai in Abruzzo ha preso in mano le questioni che riguardano le politiche sociali, mai nessuna legge di programmazione e regolamentazione. L'ultima legge in Abruzzo è del 98. Mi hanno lasciato, ci hanno lasciato 23 milioni di euro di mancati trasferimenti ai comuni che riguardano le politiche sociali. Il nostro Abruzzo spende 66 euro a persona, al contrario della media nazionale che vede spesi 115 euro a persona. Abbiamo prorogato i piani sociali, ma intanto abbiamo avviato un processo di riforma grazie alle linee guida che ho girato e grazie alle quali mi sono confrontata con gran parte dei territori. Sono arrivati più di 100 contributi, una partecipazione mai vista, 100 contributi di comuni, di associazioni, associazioni che vogliono dire la loro sulle politiche sociali, che vogliono costruire insieme a me e insieme a questa giunta la nuova realtà delle politiche sociali in Abruzzo. Indirremo gli stati generali tra gennaio e febbraio per finalmente scrivere e condividere insieme a tutti la nuova linea politica la nuova linea delle politiche sociali, insieme credo al ministro del welfare che già ha dato la sua disponibilità a venire in Abruzzo. Intanto abbiamo avviato l'unico dipartimento. Non saremo due dipartimenti divisi, sociale e sanità. Abbiamo pensato insieme alla Giunta e al Presidente che la persona va presa in carico nella sua totalità, accogliendo i suoi bisogni di salute e i suoi bisogni sociali. Abbiamo avviato un unico dipartimento, avremo poi un programma sociale integrato con la sanità per la prima volta in Regione Abruzzo. Non è una rivoluzione. L'80% delle regioni in Abruzzo, d'Italia già lo fa, ma per l'Abruzzo purtroppo sarà una rivoluzione. Nel frattempo il mio secondo bando, 1,5 milioni per un bando che si chiama Abruzzo Inclusivo, che sperimenta un nuovo modello sociale basato non sull'assistenzialismo ma sul reinserimento al lavoro di tutte le classi svantaggiate. Sono stati sbloccati 8 milioni di euro per i disabili gravi e gravissimi, grazie al piano per la non autosufficienza, e la vita indipendente avrà 1 milione di euro entro marzo. Sono stati sbloccati 420 mila euro per il piano famiglia, 122 mila euro per i micro nidi, 6 milioni per la gestione degli asili nido. Finalmente è stato recuperato 1,5 milioni di euro destinato all'Aquila dal 2009 per il nuovo centro sociale che mai nessuno aveva ripreso e recuperato. Finalmente daremo all'Aquila il centro sociale per i giovani. Finalmente l'Abruzzo riprende in mano le questioni legate al lavoro e, grazie anche alla mia presenza ai tavoli nazionali, sono vicepresidente della conferenza Stato-Regione, l'Abruzzo torna anche sui tavoli nazionali. Io concludo dicendo che sono l'unica donna in giunta ed è un compito non semplice da svolgere. Grazie. Grazie, ci vuole. Esatto, non è un compito semplice da svolgere. Io credo di portare avanti questo compito con grande umiltà, perlomeno ci provo, e allora voglio concludere con una frase di una donna alla quale mi ispiro, va? Che è Madre Teresa di Calcutta, che dice che quello che noi facciamo
facciamo con grande difficoltà, ma con grandissimo entusiasmo, forse è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Grazie. Bene. Abbiamo un gesto all'assessore volentieri, tre volte il tempo degli uomini, ma abbiamo fatto bene. Adesso la parola al vicepresidente della Giunta Giovanni Lolli. Allora, io non vorrei, diciamo, rompere il tono di questa discussione, ma noi stiamo amministrando un Abruzzo disperato, di gente che sta male, piena di problemi, e se smarriamo il senso dello stato d'animo che c'è tra il nostro popolo, io credo che noi rischiamo di non essere all'altezza dei compiti gravosissimi che ci siamo caricati. Per questo io vi parlerò di un solo problema, già l'ha fatto Marinella, ma io lo faccio da un altro punto di vista, che d'altra parte era l'impegno principale che noi ci siamo presi in campagna elettorale, che è il problema principale delle nostre famiglie. Il problema è quello del lavoro. Sapendo, lo diceva già lei, che i dati ci dicono che quelli che cercano lavoro e quelli che hanno perduto lavoro nella nostra regione sono proporzionalmente superiori alla media delle altre regioni italiane. Naturalmente il lavoro certamente viene, c'è per fortuna, da tanti settori, dall'agricoltura, dai servizi, dal turismo, ma il problema fondamentale sta in questo forte e delicato apparato industriale abruzzese, fatto di grandi imprese, di tante, tantissime piccolissime imprese, che è stato il settore che ha trainato la grande crescita della nostra regione e che è oggi il settore che ha maggiori difficoltà. Allora, la prima radicale discontinuità che c'è tra questa giunta e la giunta precedente sta nel modo in cui noi seguiamo le crisi aziendali. Prima c'era, lo dico con un dato oggettivo, una totale disattenzione, perfino un'assenza fisica. Ecco, noi ci siamo caricati della responsabilità di seguire in prima persona questi luoghi del dolore e della sofferenza. Io ho personalmente seguito, per conto della giunta certo, in questi 6 mesi 53 crisi aziendali, quasi tutte di medie e grandi aziende. Significa seguire personalmente che io sono stato lì sul campo, mezzi lavoratori, con le imprese, con gli amministratori locali, partecipando a tavoli a Pescara, a Roma, più volte sulla stessa azienda, e non semplicemente per fare i notai o trovare gli ammortizzatori sociali, ma per cercare, che questo è il nostro compito, soluzioni industriali, e cioè sperimentando e costruendo strumenti che mettono a disposizione di quei problemi la possibilità di trovare soluzioni che o riconvertono o rilanciano l'azienda. Vi posso dire, ed è un numero certamente limitato che parla da sé, che in questi mesi sono andate a soluzione, nel senso che c'è l'accordo sindacale firmato, di quelle 53 11. Vi posso anche dire che ci sono, dal mio punto di vista, 17, 18, 19 altre crisi che io realisticamente posso, per le quali mi posso dichiarare ottimista. Poi ci sono le altre, difficilissime, ma nessuna è abbandonata, in nessun caso non le ha. Sempre dicendo la verità, anche quando si tratta di dire alla gente che la soluzione non è né breve né semplice, come ho personalmente fatto 2 giorni fa in uno dei posti più difficili, a Gissi, alla Cordellete. Dicevo, 53, un numero, corrisponde a 1600 dipendenti, un altro numero, quelli sono 1600 persone, uomini e donne, con le loro famiglie, quasi tutte persone grosso modo che stanno in età tra i 40 e i 50 anni, gente che in questi anni con la propria fatica, con la propria intelligenza, con la propria forza, ha permesso all'Abruzzo di andare avanti e ha fatto diventare tutti noi un po' più ricchi, gente straordinaria. Vi cito un caso, i dipendenti, i lavoratori dell'Amburgo di Avezzano, un'azienda che quando è cominciata la crisi qualche mese fa si è presentata dicendo che lì bisognava chiudere e basta. Grazie all'impegno, alla lotta, alle proposte fatte da quei lavoratori, insomma è anche un po' dal nostro lavoro, siamo arrivati al fatto che oggi in quell'azienda continuano a lavorare
100 dipendenti, i quali, pensate, hanno scelto di andare a lavorare alle stesse condizioni e allo stesso salario di quelli che non lavorano e stanno in cassa integrazione, pur di tenere quell'azienda aperta, e grazie a loro oggi 5 offerte di manifestazione di interesse di nuove aziende si sono manifestate. Gente straordinaria, con il senso dei propri diritti e però anche con una grande etica del lavoro. Straordinari, come sono straordinarie quelle decine di migliaia di piccoli imprenditori, artigiani, che in questi anni anche loro ci hanno fatto diventare tutti più ricchi, per i quali la crisi si è abbattuta come una mannaia. Molti di quelli, una parte di quelli, non ce l'ha fatta, ha dovuto chiudere, ma tanti altri stanno resistendo. E sapete come resistono questi qua in Abruzzo? Resistono perché i proprietari di queste aziende hanno messo la mano al portafoglio e con le risorse proprie della propria famiglia hanno fatto fronte alle difficoltà di accesso al credito che c'è. E oggi il loro problema drammatico è avere quattrini, soldi per poter sopravvivere, e con gli strumenti tradizionali del credito e delle banche non ci arrivano. A queste aziende noi abbiamo in questi mesi sbloccato due vergogne, due fondi che erano bloccati da alcuni anni, un fondo FEST di 18 milioni di euro e un altro fondo FAST di 14 milioni di euro, quindi 32 milioni e mezzo di euro a favore dei confidi, per poter dare a questo mondo una risposta immediata. Intanto, certo, non basta, però sapete che non basta dedicarsi solo alle aziende in crisi o alle aziende in difficoltà. Per fare una politica industriale seria noi dobbiamo, e lo abbiamo fatto, stiamo cercando di farlo, certo tra molte difficoltà, anche occuparci delle aziende che vanno bene, perché il nostro compito è fare in modo che queste aziende crescano, che altre aziende nuove sorgano, che qualcuno magari venga da fuori a investire nella nostra regione, insomma dedicarci a fare in modo che il nostro territorio sia un territorio in cui investire, creare lavoro, sia conveniente e agevole. E lo possiamo fare con le chiacchiere, con degli atti. Ve ne cito tre, che sono tre episodi significativi. Primo, abbiamo trovato che era stato lì abbandonato e dimenticato un fondo che era un residuo dei contratti di sviluppo. Abbiamo riattivato la graduatoria di prima dei contratti di sviluppo. Oggi ci stanno 7 aziende importanti della nostra regione che hanno ricevuto questi 5 milioni di euro e possono portare avanti il loro sviluppo. Secondo, a Castellalto c'era la possibilità di fare un investimento in un'azienda che veniva da fuori, nel settore dell'automotive, un investimento molto serio. Bisognava cambiare la legge perché paradossalmente quel sito, che era un sito industriale, non era adatto a quel tipo di investimento. Abbiamo cambiato la legge e l'investimento si fa. Terzo, nella Valle Peligna, cioè forse la zona di più forte crisi della nostra regione, c'era da anni un fondo FAS che giaceva lì. Lo abbiamo sbloccato, abbiamo costruito, non ci credeva nessuno, in meno di un mese, cambiata la legge comunitaria, fatta un bando, e oggi io, non dobbiamo fare annunci qui, vi posso solo dire quello che penso che succederà: a quel bando risponderà tra le altre una grande azienda e farà un investimento importantissimo nel posto più difficile della nostra regione. Certo, questi atti che cosa servono? Sono piccole cose, ma dimostrano una cosa: si può fare, si può essere rapidi, veloci, quando c'è la volontà. E io come Marinella ringrazio quei dipendenti della regione che ci hanno messo passione e animo in questa. Si può fare quella regione veloce che dice il nostro presidente. Certo, ci dobbiamo dedicare anche a tutti gli aspetti che riguardano l'accesso al credito, come dicevo prima, le infrastrutture, ma la prima cosa da fare è cambiare il modo di lavorare. Sapere che il mondo si sta cambiando sotto gli occhi e che i fondi tradizionali, quelli che dallo Stato arrivavano alla regione, che li dava ai comuni o li dava alle imprese, non ci sono più, ci sono solo fondi comunitari, sono tanti soldi, dobbiamo imparare a spendere. Che diceva prima, che dicevano loro? L'agricoltura, il sociale, anche più modestamente io, è vero, siamo riusciti adesso a rimettere in linea la spesa per quanto riguarda l'accesso ai fondi comunitari della nostra regione, ma rimane un terreno sterminato su cui lavorare. Siamo indietro, siamo la penultima regione italiana, ed essendo l'Italia quasi l'ultima paese europeo, nell'accesso ai grandi finanziamenti diretti comunitari. Per arrivare a quei soldi non serve un politico che li prende e li distribuisce,
bisogna imparare a fare i progetti, a rispettare le regole, bisogna imparare a conoscere come sono le procedure comunitarie. È su questo che noi siamo impegnati, su questo ci dovete incalzare, perché l'errore che non faremo, e di questo, su questo finisco e mi assumo fino in fondo la responsabilità di quello che sto dicendo, è quello di pensare che una svolta così radicale e una sfida così alta la possiamo fare da soli. Sarebbe una cosa assurda. La possiamo fare solo ascoltando, coinvolgendo, intanto voi che state qui, che vi dovete sentire in prima persona convocati a cambiare l'Abruzzo insieme a noi. Grazie. Grazie Giovanni. Luciano Monticelli, presidente quarta commissione consigliare permanente politiche europee, e subito dopo il presidente della giunta della regione d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Prego. Grazie, grazie a tutti, buonasera, e porto un po' il saluto di tutti i presidenti delle commissioni. Noi svolgiamo un ruolo che non sempre siamo in prima fila, ma è un lavoro importante perché tutti i provvedimenti di legge che poi vengono adottati in consiglio passano tramite le commissioni. In queste ore proprio i commissari stanno lavorando, soprattutto il presidente della prima commissione, perché domani inizia il percorso della legge di bilancio 2015 e legge finanziaria. È quella che io ho come presidenza, è un ruolo importante di cui io mi vado a ringraziare il mio partito, il Partito Democratico, che ha voluto darmi fiducia, ma come me l'hanno voluto dare sia il Presidente della Giunta che il Presidente del Consiglio, e cerco di svolgere il ruolo con impegno, perché comunque è una programmazione seria. In questi mesi abbiamo lavorato in fase programmatica anche con i rapporti dell'Unione Europea. Spesso sentiamo dire che l'Unione Europea, quando si tratta questo argomento, si parla e si pensa subito di provvidenze, di trasferimenti, ma c'è un mondo, quello molto più importante, di cui sono le norme, lo diceva poc'anzi anche il vicepresidente della Giunta Olli, che bisogna stare all'interno di una lobby in senso positivo, dove si costruisce, e l'Unione Europea dà la possibilità alle regioni di fare due atti fondamentali. Quella che è la fase ascendente, il momento in cui le regioni riescono a dare la propria posizione affinché questo si possa determinare poi e al governo nazionale, ma anche negli stati membri. E ne abbiamo fatte alcune di grandissimo spessore, di cui ho l'onore anche di raccontarvi qui questa sera, perché proprio all'ingresso della mia presidenza abbiamo portato alcune direttive dell'Unione Europea, dove si trattava di rifiuti, c'è nel 2030 l'obiettivo di raggiungere l'80% di raccolta differenziata, ma anche il sistema della raccolta delle pile di tutte le auto demolite, dei veicoli fuori uso, degli accumulatori, di tutto quell'argomento in cui poi per cui le regioni e i comuni sono tenuti ad applicare. Beh, in quella fase ascendente abbiamo avuto la soddisfazione che la 13ª commissione del Senato ha preso quasi in toto, e testimone neanche il presidente Pancrazio, perché ha riportato quella posizione anche all'interno del presidente del Consiglio delle Regioni in Italia, e in fase ascendente proprio abbiamo determinato un ruolo importante all'interno del Senato, che poi diventa tramite la Camera dei Deputati una fase, una posizione italiana. Questo per dire per quanto è importante e quanto è giusto che ci sia le posizioni dominanti. Noi non abbiamo, e in questi mesi me ne sono accorto perché c'è stato anche un lavoro prima che bisogna riconoscere, che l'Abruzzo quando va a discutere nelle posizioni europee non è per ultima, lo rappresenta bene il nostro Presidente del Consiglio, come ho detto prima, al CARR e alle conferenze dei Presidenti del Consiglio. Un altro argomento in cui vedrà la Regione Abruzzo, è sottoscritto il 15 e il 19 gennaio alla Commissione Europea, a discutere quello che è il Green Paper, il Libro Verde sulla questione delle certificazioni dell'identificazione geografica dei prodotti non agricoli. Stiamo lavorando fortissimo su questo, perché lo Small Business Act, cioè le attività delle piccole e medie imprese, viene riconosciuto dalla comunità europea, e quindi bisogna far sì che questo provvedimento, in cui noi abbiamo avuto all'interno delle audizioni con i portatori di interesse, con
i sindacati, con le associazioni di categoria, ma anche col mondo universitario. Qui abbiamo prodotto un documento, andremo a discutere in Comità Europea il 19, in cui sarò referente in quell'occasione. Questa è una delle fasi ascendenti, per dire che cosa può fare il governo regionale nella predisposizione degli atti. E io ho chiesto fortemente al mio Presidente di Giunta, al mio Presidente del Consiglio, di attivare quelle forme di collaborazione. Una ne è pertanto una forte che qui stiamo mettendo in campo, è quello con l'università. Io vedo qui il Rettore D'Amico, lo ringrazio perché ha dato la massima disponibilità affinché Scienze Politiche del Dipartimento dell'Attività Europea possa lavorare fortemente con la Regione Abruzzo per creare quelle norme affinché possano avere posizioni dominanti. Noi ce ne siamo accorti in questi anni perché dalla mia precedente attività amministrativa ero in ANCI e sindaco di Pineto, che era sulla direttiva Bolkestein, appunto perché la regione, le regioni non hanno saputo fare gruppo. Loppi è passata sopra tutti una direttiva importante che adesso mette in difficoltà tantissime 30.000 attività. Questa è una fase delle attività di commissione, c'è un'altra importante che è quella della fase discendente. In questo abbiamo portato in provvedimento consigliare due leggi regionali, una che è la partecipazione proprio alle disposizioni di come l'Abruzzo deve muoversi in campo europeo, un'altra da una sessione europea regionale cui abbiamo prodotto la legge proprio qualche settimana fa e aspettiamo la numerazione di cui gli viene ben definita. Un altro ruolo importante, come dicevo prima, è quello dell'argomento di avere a fare con i portatori di interesse. Noi abbiamo trovato nella università, nel Dipartimento di Scienze Politiche, un combinato importante perché dobbiamo lavorare molto su questo. Vedete, dietro ai finanziamenti c'è, come dicevo prima, un mondo, è quello delle norme. Noi dobbiamo essere capaci e pronti, che possono dare ancora più frutto di quelle che sono poi i ristori o i finanziamenti. Io, Presidente, ai due Presidenti vorrei dire e l'ambizione che vuol mettere insieme al Presidente della Commissione e tutti i commissari, un'ambizione forte, quella spesso che noi nell'opinione pubblica diciamo ce l'ha detto l'Europa. Beh, io sono convinto che possiamo ribaltare, meno mio, e dire che la Regione Abruzzo può anche far dire agli abruzzesi, beh, questo non lo solo l'ha detto l'Europa, ma l'hanno detto anche gli abruzzesi, appunto dando forza alle politiche delle Commissioni Europee. Grazie. Prima di dare la parola per le conclusioni al Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso, salutiamo il Professor Pino Mauro che è qui con noi. Un saluto al magnifico Rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. E un saluto al Presidente dell'ANCI, dell'Associazione dei Comuni d'Abruzzo, Luciano La Penna. Presidente, a lei, prego.